Buongiorno ragazzi, allora oggi esce un video che avevo registrato praticamente appena avevo aperto il canale. All'inizio non l'avevo fatto uscire, pensavo di non farlo uscire e poi mi sono detto ma perché no? Alla fine rivedendolo non è un brutto video, era quello che pensavo in quel momento, quindi mi sono detto vabbè facciamolo uscire, magari mi può interessare. Ditemi che cosa ne pensate e buona visione. Ciao a tutti e benvenuti su un nuovo video con Seba. Bene. Oggi, vabbè, volevo parlarvi di un argomento non felicissimo, diciamo, però comunque spero che vi possa interessare. Volevo dirvi perché non parteciperò al live di reunion del 10, martedì 10, che un paio di giorni fa avevo detto che ero così contento di fare la reunion e che volevo mettermi, non sapevo cosa mettermi, ma adesso a conti fatti mi è tornato in mente i motivi per cui ci siamo tutti lasciati perché abbiamo preso vie diverse e sinceramente non so se me la sento di tornare su quei passi perché comunque le cose sono diverse adesso che sono passati quasi 2 anni, io ho iniziato a lavorare a fare movie soundtrack e loro invece beh, fanno cose diverse diciamo e vabbè. Comunque, vabbè, adesso vi racconto un po' com'è stata questa esperienza con la band. Ci sono state tante cose bellissime che ho trascorso dei momenti veramente belli con loro. Ho fatto delle esperienze uniche. Sono stato, per esempio, per la prima volta a Kumamoto, che non c'ero mai stato. Poi siamo andati a fare il tour anche a Fukuoka, Nagoya, Osaka, ed è stato molto bello. A Sendai anche siamo andati. Siamo divertiti, ho conosciuto fan, non ho mai visto delle fan ballare in modo così strano perché nei concerti Visual Kei voi non avete idea di come si muovono la gente in folla e è stato veramente bello anche perché comunque io adoro suonare e poter fare comunque tutti questi concerti in una nazione diversa in un genere come il Visual Kei che di solito non è che welcome molto bene gente che fa visual, infatti penso che cioè, siamo veramente in pochi che l'abbiamo fatto, vabbè, io mi sono un po' tolto un po' da questo ambiente. Comunque, vabbè, ci sono state un sacco di cose belle che sono successe e poi ci sono state delle cose un po' meno belle. La prima cosa che mi viene in mente, o comunque la prima cosa che mi ha dato più fastidio durante questa collaborazione, è stato il non aver mai, quasi mai, contribuito in maniera creativa a nessuna canzone. E non aver mai potuto cantare nulla in nessuna delle canzoni che io appena mi ero inserito nella band, la prima cosa che avevo detto è vorrei cantare o fare una canzone in featuring col cantante, invece non mi è stato concesso. Tutte le canzoni anche che io ho suggerito, che ho detto sarebbe bello farle, nessuna è mai stata presa in considerazione. Comunque, vabbè, pensavo che fosse tutto finito, adesso si andava a fare un live, tanto così per divertirci si suonava. E però ho detto che non mi potevano pagare perché vabbè, e va bene, ho detto che non c'erano un sacco di condizioni non ottimali per questo live, che di solito vabbè ho richieste un po' maggiori, voglio fare soundcheck con un po' di calma. Poi a me piace molto fare anche preparazione prima di un live, cioè bisogna trovarsi, studiare bene, capire bene cosa va suonato. Invece qua, essendo il live martedì, avendolo scoperto praticamente ieri, non è che potevo. Cioè, non era possibile prepararsi, ma quello va bene, l'ho accettato. Tuttavia, la cosa che più, diciamo, mi ha dato fastidio è il fatto che io ho chiesto a Kisashi, qua c'è lo screenshot della nostra conversazione, e ovviamente non è stato Kisashi. Kisashi risponde come membro della band, quindi avrà parlato magari col leader della band, perché è lui che prende le decisioni. E io ho chiesto se potevo, cioè sarei venuto, però siccome il giorno dopo esce il mio singolo On The Run, se avessi potuto, siccome comunque io sono anni che adesso faccio musica perché ho fatto uscire, adesso è il secondo album che esce mio da solista in 2 anni, ho fatto uscire 10 singoli, 10 video, ho chiesto se almeno potevo cantare una canzone, se non era possibile una canzone, mezza canzone, se non era possibile neanche mezza canzone, almeno 1 minuto. E mi hanno detto anche no. Minuto di canzone su 40 minuti live, che comunque conviene anche loro, perché il video io l'avrei condiviso comunque sul mio canale principale, quello di musica, metto il link qui, e mi sarebbe piaciuto farvi vedere una mia performance, perché non ne ho mai pubblicate da nessuna parte, quindi mi sembrava una cosa carina, ma purtroppo non è così e io ho deciso che non credo che parteciperò, forse ci andrò lo stesso, ma l'ho fatto solo per vedere fan che magari non riescono più a vedermi perché tanto che non faccio concerti, non per altri motivi. Vabbè, comunque non volevo rattristarvi, comunque va tutto bene. L'ultima cosa che volevo dirvi è, volevo farvi ascoltare 2 canzoni per finire questo video.
una mia che avevo proposto alla band che non è stata accettata e una della band che ho usato e come video principale ci hanno fatto il video. Ditemi quella che vi piace di più e vi lascio questi 30 secondi. Lascia le mie mani, ora che tra noi non c'è più domani. Prova tu ad uccidermi, ora.